DaVinci Resolve, come rimuovere lo sfondo verde, il green screen, quelli bravi direbbero l'effetto chroma key. È molto facile con questo software strepitoso, vi servono fondamentalmente due ingredienti. Il primo è DaVinci Resolve, che è un software gratuito, molto 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 professionale, sul quale ho fatto una playlist che comprende due video e che dura già 4 ore. Vedete voi poi se volete andarla a recuperare, io ve la linko nella descrizione di questo video, c'è praticamente un corso completo su DaVinci e poi anche sulla color correction e color grading, di cui il chroma key è una sottocategoria, quindi andremo a lavorare sempre nell'ambito e nella scheda della color correction. Il secondo elemento di cui avete bisogno è un video con uno sfondo verde, in realtà anche un altro colore va bene, storicamente si usa il verde perché è molto più facile separarlo dal soggetto. Io, non avendo un video a disposizione, sono andato su pexels.com, dove si possono scaricare video gratuitamente da usare nei nostri progetti, e ho scelto la signorina ammiccante che vedete qui al solo scopo di metterla poi nella copertina del video e attirare i vostri click. Maledetti depravati che non siete altro! Già che c'ero su pexels.com, poi mi sono preso una bella spiaggia da mettere come sfondo una volta che avremo eliminato lo sfondo verde. Direi che abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare. Eccoci qui nel nostro DaVinci Resolve. La prima cosa che dobbiamo andare a cercare è il contagocce. Dove lo troviamo il contagocce? Beh, prima di farlo, importiamo nella nostra media pool i nostri due video. Ecco qua, li trasciniamo nella scheda media e andiamo anche nella scheda edit. Si può fare anche in quella cut, la procedura è simile. Prendiamo il nostro soggetto e lo mettiamo nella timeline. Ecco qua, vedete che semplicemente lo trasciniamo e lo attacchiamo all'inizio del video. Una volta fatto questo, ci dobbiamo andare a selezionare la clip su cui vogliamo lavorare, quindi mi raccomando, assicuratevi che sia contornata di rosso, così da essere sicuri e sicure di lavorare sulla clip corretta. A questo punto sì che siamo finalmente pronti e pronte per andare nella scheda che più ci interessa, ovvero quella Color. Mi raccomando, tutto questo si fa dalla scheda Color. Una volta che arriviamo qua vedremo una serie di cose che potrebbero spaventarci se non abbiamo seguito la guida completa di Ciraolo e Piazzalunga, che vi ho già linkato nella descrizione, ma non vi preoccupate, anche se non avete seguito quella guida vi guido io, scusate il gioco di parole. Lo strumento di cui abbiamo bisogno è lo strumento Qualifier, ovvero il contagocce. Eccolo qui, troviamo il bottone in questo menu qui in alto, quindi mi raccomando selezionatelo, magari voi sarete in questa, in questo strumento, vedete che selezionandoli tutti cambiamo lo strumento, quello che ci serve è questo contagocce, mi raccomando. Altra precisazione da fare sul contagocce. Esistono, eccoli qua, 4 tipi di contagocce. Con tutti i contagocce noi possiamo ottenere l'effetto green screen, ma quello che ci serve più degli altri è il contagocce 3D. Ripeto, lo potete fare anche con gli altri, cambia di poco la procedura. Quella con cui mi trovo più comodo è la procedura 3D. Quindi, una volta che avete selezionato il qualifier, da questo menu in alto a destra dell'interfaccia, dove avrete scritto molto probabilmente HSL, voi andate a selezionare 3D, lo aprite, 3D. Cambia leggermente quello che vedete qui, ma non cambia neanche di troppo. Andiamo magari a toglierci un po' di cose, a sistemarci l'interfaccia. No, direi che possiamo anche tenerla così. Togliamo questo, così vediamo un pochino meglio il video, perfetto. E togliamo anche le clips. Ecco fatto. Ho semplicemente lavorato adesso sui pannelli in modo da vedere meglio il soggetto e farlo vedere meglio anche a voi che siete in visione. Vedete che ho tolto con i comandi qui in alto alcune cose. Benissimo, siamo pronti per cominciare? A questo punto molto probabilmente avremo già l'effetto, il contagocce selezionato e dovremo andare quindi a selezionare lo sfondo. Se non abbiamo, vedete la forma del mio mouse che ha forma di contagocce, se non abbiamo il contagocce selezionato andiamo a farlo da qui sotto, Selection Range, ci serve questa specie di misurino con il tipo con i due cerchi concentrici, lo vedete qui, comunque molto intuitivo poi quando avrete DaVinci Resolve davanti. Una volta che abbiamo fatto questo, non dobbiamo fare altro che scegliere una porzione di verde e creare una riga. Guardate, tac, tengo premuto, trascino, lascio
ed ecco che ho selezionato il mio sfondo. Cioè, adesso DaVinci Resolve ha capito che tutto il verde che io ho selezionato, quindi tutte le tonalità di verde che toccano questa linea blu, fanno parte dello sfondo che poi io vorrò rimuovere. In questo modo gli dico, guarda, non prendermi soltanto un verde, anche perché poi di solito i green screen non hanno mai un verde omogeneo, ma gli posso dire prendimi diversi tipi di verde, ovvero tutti quelli che ho scelto. Guardate qui per esempio, vedete che qua c'è un'ombra un pochino più scura, ipotizziamo che il nostro telo non è perfettamente uniforme, in questo modo andiamo a sceglierne diversi. Vedete che qui è un pochino più scuro il nostro green screen rispetto alla mia selezione? Bene, io posso fare diverse selezioni, ma non le faccio. Non le faccio perché voglio farvi vedere un'altra cosa prima, ovvero lo strumento Highlight per evidenziare ciò che abbiamo selezionato. Guardate, lo troviamo qua, questa specie di bacchetta magica che vediamo qua con questo pulsante. Guardate cosa ci permette di fare, di evidenziare la parte selezionata. Infatti, se io lo premo, la nostra modella scompare, il soggetto scompare. Perché, direte voi, scompare il soggetto e non lo sfondo? Perché in questo momento siamo ancora nella fase in cui abbiamo selezionato lo sfondo, non il soggetto. Attenzione a questo dettaglio su cui poi lavoreremo e vi dirò di più. Io non solo posso andare a evidenziare la parte selezionata togliendo tutto il resto, vedrete poi quanto è utile questa cosa, ma spostandomi sulla destra posso anche dirgli evidenziala in questa maniera, ma evidenziala anche con una maschera bianco e nero. Ecco qua il pulsante Highlight Black and White e guardate che meraviglia. Questa funzionalità è utilissima, perché mi permette, zoomando un po' contro la rotellina del mouse e muovendo l'inquadratura con la rotellina del mouse, guardate qua, di vedere che alcune parti non sono state correttamente selezionate. Guardate qui quanto sfondo, vedete tutte queste macchie grigie, anche qui quanto sfondo non è correttamente selezionato. E allora a questo punto sì che mi vado a fare un'altra selezione. Eccolo qua, andiamo un pochino qui, perfetto, ce lo ingrandiamo bene e vado di nuovo a prendere le parti in grigino, queste specie di macchie sul bianco, selezionandole. Quindi seleziono qua, ho tenuto premute, ho trascinato e vedete che quando lascio il mouse alcune macchie scompaiono. Lo faccio anche qui, casomai tornate indietro nel video e riguardate il movimento. Tengo premuto, trascino in questo angolo, lascio ed ecco che altro bianco, altro grigio mi va a scomparire e diventare bianco. Adesso mi zoomo di nuovo per vedere se il mio sfondo è bello pulito. Guardate qui, avete visto questa zona qua? Riuscite a vederla anche voi? Ve la ingrandisco bene? Lavoriamoci ancora, tengo premuto, lascio e via che è scomparso anche qui. Se qualche piccola macchiolina è rimasta non è niente di drammatico. Andiamo ad esplorare il nostro sfondo e molto bene, qualcosina qua, guardate, lo seleziono, lascio il mouse e fantastico. Vi faccio notare una cosa, vedete qui sotto che abbiamo tutti i range che abbiamo selezionato. Ogni volta che io faccio una selezione mi ritrovo qui un range di selezione. Guardate, andiamo a togliere l'evidenziazione e come per magia tutte quelle linee che io ho creato adesso sì che le vedo. Guardate che meraviglia. Ipotizziamo di fare una linea per sbaglio. Io voglio togliere qua. Oh cavoli, per sbaglio ho selezionato il mio soggetto. Nessun problema. Vado qui nel mio elenco dei tracciati e con il cestino mi vado a cancellare l'ultimo, quello che ho selezionato, che vedete che tra l'altro mi fa vedere anche nel quadratino nell'anteprima che non è perfettamente verde come il mio green screen. E guardate qui nell'anteprima quante tonalità di verde io gli ho detto di andare a eliminare. A questo punto, una volta che abbiamo selezionato bene lo sfondo che vogliamo andare a eliminare, dobbiamo semplicemente invertire la selezione. Cioè gli dobbiamo dire, senti amico mio, non tenermi soltanto lo sfondo, ma tienimi tutto ciò che non è sfondo. Questa cosa qua, andiamo a attivare di nuovo l'evidenziatore. Evidenziamolo normale, vedete? Bianco-nero, normale. Questi qui sono i due pulsanti. Lo evidenziamo normale in modo che tutto ciò che è selezionato lo vediamo normale e ciò che è deselezionato lo vediamo in grigio e
piccolo tastino magico, eccolo qui, inverti la selezione. Ce l'abbiamo qua dove si trova il mio mouse in questo momento, in Selection Range. Andiamo a cliccarlo e voilà, piccola magia, il nostro soggetto è diventato selezionato, tutto il resto è stato eliminato. Ve lo faccio vedere anche in black and white. Il bianco è sempre la parte che lui terrà, mentre il nero è la parte che eliminerà. Ricordatevi questo dettaglio perché poi ci sarà molto utile. Quindi bianco lo tengo, nero lo tolgo. Rimaniamo in questa visualizzazione, quindi highlight e highlight normale, e andiamo a vedere. A questo punto abbiamo già ottenuto il nostro risultato, abbiamo applicato l'effetto chroma key, abbiamo tolto lo sfondo verde, ma se vogliamo migliorare il risultato e rendere più raffinata questa selezione, che cosa dobbiamo fare? Beh, abbiamo una serie di parametri su cui possiamo giocare. Il primo di questi è il contagocce meno. Vedete che qui di fianco al contagocce normale abbiamo il contagocce meno? A che cosa serve questo contagocce col meno? Serve a dirgli: guarda che questa parte qui io la voglio tenere. In questo caso non è molto utile perché vedete che la ragazza si stacca molto bene dal green screen, ma a volte noi non abbiamo un effetto green screen così netto. E allora applicare il chroma key rischia di toglierci anche delle parti di soggetto. E allora che cosa possiamo fare noi? Possiamo andare con il contagocce meno, togliamo l'evidenziazione così vediamo le linee, e andare a dirgli: questi colori me li devi tenere. Vedete che utilizzando il contagocce meno la linea diventa rossa. Attenzione, io non gli sto dicendo questa parte del video me la devi tenere, gli sto dicendo questi colori. Ricordatevi questo concetto che è fondamentale, eh? I colori che incontri in questo tratto di linea rossa me li devi tenere. In realtà, per essere più precisi, lui dovrebbe tenere quelli col blu e togliere quelli col rosso. Ma vi ricordo che abbiamo invertito la selezione, quindi dobbiamo pensare al contrario. Rosso tieni, blu togli. In questa maniera noi andiamo a raffinare un pochino la nostra selezione, ma non solo. Andiamo di nuovo a evidenziare con l'highlight. Noi possiamo anche andare a giocare col parametro soft, cioè possiamo rendere più o meno morbida, per intenderci, la nostra selezione. Guardate, rendiamola più morbida, meno morbida. Vedete, sinistra-destra, come si lavora su questo parametro? Semplicemente tenendolo premuto e spostandolo a destra o a sinistra. Ve lo faccio vedere meglio in un dettaglio. Guardate qui. Più morbida, diciamo che è più sfumata. Semplifichiamo un po', anche se in realtà poi lo sfumato lo facciamo con un altro parametro. Meno morbida, vedete che ci prende anche un pochino più di bordo. Vedete? Praticamente va a rendere il taglio più netto, ecco, diciamo così. Vedete? Più morbido, meno morbido. Infatti vedete che più vado verso destra, più faccio salire questo valore e più mi perdo alcuni dettagli. Vedete i capelli che vengono tolti perché rendiamo più sfumata, sto semplificando, la nostra selezione. Il valore di base è 50 e quando abbiamo un buon green screen, quindi una buona separazione dello schermo alle nostre spalle, è il valore che noi vogliamo. Ora voi state vedendo che qui abbiamo ancora un po' di alone verde, vedete che brutto? Non vi preoccupate. Non vi preoccupate che poi lo togliamo. Se non vi fidate di me è inutile che guardate i miei tutorial. Se vi fidate, aspettate, perché dobbiamo prima capire ancora alcune cose. In particolare voglio andare a farvi vedere questi valori, questi di matte finesse, non so come si pronuncia, non ne ho idea, scrivetemelo nei commenti se lo sapete. The noise, a che cosa serve? Andiamo a prendere di nuovo bianco e nero. Potrebbero esserci nella vostra separazione del soggetto dallo sfondo alcuni punti che non hanno funzionato bene, cioè come se fossero nello sfondo delle macchioline di soggetto e nel soggetto delle macchioline di sfondo. Questa cosa qua la andate a togliere con il denoise, e vedete che, guardate qua, ve lo faccio vedere qua, vedete che rende più meno netto ancora, è come se andassi a togliere le macchioline. Vedete che chiaramente lui lo va
a sfumare per ottenere questo effetto. In questo caso noi non vogliamo ottenere l'effetto denoise, a meno che non sia una cosa magari ricercata. Quindi, scusate, andiamo di nuovo a prendere l'highlight. Vedete che magari noi vogliamo rendere un pochino più sfumata il passaggio dal soggetto allo sfondo, e allora in questo caso possiamo andare a usare il denoise. Nella maggior parte dei casi non credo che ne avrete bisogno. Semmai potreste avere bisogno del clean black e del clean white, cioè andare a pulire lo sfondo black e il soggetto white. Vi ricordate? White è quello che si tiene, black è quello che si toglie. In questo caso, aumentando il clean black o il clean white, si va a pulire la parte di soggetto e la parte di sfondo. Lui lo fa sempre fondamentalmente andando ad ampliare la selezione o andando a sfumarla. Ve lo faccio vedere sempre in questo punto, dove è più visibile. Clean black, vedete che mi toglie dallo sfondo le macchioline o quello che lui legge come macchioline. Guardate, aumentando il clean black mi va a rosicchiare un pochino di soggetto. Si fa sempre tenendo premuto sul numero e andando poi a destra e a sinistra. Guardate, più aumento il clean black e più mi va a rosicchiare del soggetto. Guardate, lo metto a 100, guardate che roba, mi ha tolto molto soggetto. Oppure stessa cosa con il clean white, ma al contrario, se io aumento il clean white, vedete che mi va a rosicchiare lo sfondo, mi aumenta il bordo del soggetto. E infatti, se io vado a vedere così, guardate che si vede molto bordo verde. Chiaramente voi dovete trovare il vostro equilibrio giocando con questi parametri. Blue Radius fa esattamente quello che dice, mi sfoca il bordo. Guardate, lo vediamo molto bene qui, guardate questo verde sulla mano. Andiamo a aumentare la sfocatura al massimo e guardate quanto viene aumentato il contorno del bordo e viene anche sfocato. In alcuni contesti potrebbe avere senso andare a giocare su questo parametro. In questo caso no, lo lasciamo a 0 ancora una volta. Ed ecco qua la nostra selezione, piuttosto netta, non ci piace tantissimo questa selezione, ma poi vi faccio vedere come lavorarci. Ultimo parametro, in and out ratio, semplicemente va ad aumentare o a diminuire la selezione, va a espandere o a rimpicciolire la selezione. Guardate, se io vado a diminuire il ratio, vedrete che questa parte di verde l'andiamo a togliere. Guardate, vedete che stiamo andando a rimpicciolire o ingrandire, guardate, sinistra, rimpiccioliamo, forse si vede meglio col black and white, proviamo, sinistra, destra, vedete che piano piano stiamo andando a ingrandire la nostra selezione, potremmo considerarlo quasi come la soglia, anzi quasi, credo che si possa definire una soglia, più alzo e più roba viene considerata dentro, da includere dentro il soggetto da tenere, più lo abbasso e meno cose mi terrà. Anche in questo caso, nella maggior parte dei casi, voglio mantenerlo sullo zero, soprattutto se ho lavorato bene con la registrazione, con il filmato. E a questo punto voi direte, ok, ma sto benedetto verde, come lo tolgo tutto questo alone verde? Beh, guardate che magia, abbiamo una funzione che fa esattamente questa cosa ed è il DeSpill. Clicchiamolo, wow, riclicchiamolo, guardate, riuscite a vederlo? Guardate, ve lo faccio vedere da vicino, verde, non verde, verde, non verde, e guardate che farlo qua nei capelli è molto difficile, eh? È molto avanzato questo green screen, questo chroma key, guardate, osserviamo qui ingrandendo molto, con il verde, senza il verde. Davvero, davvero un risultato efficace. E basta, abbiamo appena ottenuto il nostro effetto green screen. Possiamo anche andare a vedere la clip, così vediamo se effettivamente siamo soddisfatti o se vogliamo lavorare. Ah, una cosa che non ho specificato è che noi possiamo modificare questi parametri anche mentre la clip sta andando. Quindi eventualmente, se vogliamo verificare in movimento se la cosa funziona, mamma mia, guardate come è venuto bene, sono davvero davvero soddisfatto del risultato. È molto molto ammiccante questa modella, io credo che nelle copertine vi ha attirato tantissimo, ha attirato i vostri click in una maniera micidiale. Guardate che effetto strepitoso. Benissimo,
A questo punto ci siamo, possiamo andare nel nostro edit e togliere il nostro sfondo. E invece no, cavoli, lo sfondo è cambiato di colore, ma c'è ancora. Se io prendo la mia immagine e la metto sotto, purtroppo non si vedrà assolutamente nulla. Perché questo? Perché devo aggiungere l'output alfa. Andiamo a vedere come si fa, torniamo nella nostra tab colore. Eccoci qua. Fondamentalmente che cosa facciamo adesso? Andiamo a mettere una trasparenza nella clip, perché adesso non abbiamo messo una trasparenza, semplicemente abbiamo ingrigito, sto semplificando molto, concedetemelo amici video editor che siete all'ascolto, eventualmente specificate nei commenti, sapete che io poi cuoricizzo i commenti che aggiungono valore e che magari precisano delle cose che io ho messo per brevità o per incompetenza, perché sapete che io racconto le cose ancora prima di conoscerle. Fondamentalmente vogliamo aggiungere una trasparenza a questa clip e lo facciamo tramite l'interfaccia dei nodi che abbiamo qui sulla destra. Clicchiamo con il tasto destro, aggiungiamo l'alfa output e quindi diciamo aggiungi la trasparenza a questa clip, add alpha output, e poi andiamo a selezionare questo quadratino blu e ce lo trasciniamo verso l'altro quadratino blu. Lasciamo nell'altra selezione ed ecco che abbiamo il nostro alpha output. Ci siamo e ora sì che la nostra clip, se torno in edit, è davvero trasparente. Possiamo ancora riguardarla col play. Ed ecco qua la nostra modella che si muove. Andiamo a ripartire dall'inizio. Ho premuto sulla tastiera il tasto Home. Perfetto, tutto quello che ci manca è aggiungere effettivamente lo sfondo, cioè prendiamo il nostro video e mettiamolo come sfondo alla modella. Lo prendiamo qui, siamo sempre nella scheda Edit, lo trasciniamo nella nostra timeline e lo mettiamo qui all'inizio della timeline, ovviamente andando a selezionare la parte che ci interessa. Andiamo a diminuire lo zoom per andarlo poi a tagliare esattamente in linea con la nostra modella. E se siete dei buoni osservatori o osservatrici, o anche semplicemente se avete gli occhi a disposizione, noterete che adesso però in realtà io vedo solo lo sfondo, mi sono perso la modella. Beh, molto facile risolvere questo problema, perché DaVinci Resolve ragiona strati, quindi lo strato superiore è quello che si vede prima rispetto agli strati successivi. Quindi devo scambiare di posto questi due video. Prendo la modella, me lo sposto in alto, prendo il mio video, me lo sposto in basso ed ecco che la modella adesso la metto al video numero 2. Il video numero 3 me lo posso andare a cancellare, tasto destro, delete. Quindi li ho semplicemente scambiati di posizione. E guardate che meraviglia! Ditemi se non è bellissimo. Andiamo a fare play per vedere com'è venuto. Ops, eccolo qua. Guardate che risultato fantastico. Io sono contentissimo, non so voi, ma io sono contentissimo. Mi piace un sacco il risultato finale, merito soprattutto di DaVinci, devo dire ben poco mio, come vedete ho lasciato quasi tutte le impostazioni standard. Guardiamolo ancora, il risultato è molto molto buono. E che vi devo dire, se non grazie, mi raccomando, scrivete nei commenti se ci sono delle imprecisioni che ho detto e soprattutto se volete aggiungere del contenuto di valore, e sapete che io cuoricizzo sempre i commenti che aggiungono valore. Io vi ringrazio, vi ricordo che su Telegram trovate altre informazioni nel mio canale Chiocciolina Ciraulo, potreste voler farvi un giro da quelle parti, o se no su ciraulo.me trovate i modi per entrare in relazione con me. I corsi, le consulenze, il training, la community su Patreon, il gruppo riservato nel quale possiamo scambiarci consigli, punti di vista, insomma trovate tutto da quelle parti. Io vi super super ringrazio, vi mando un abbraccio gigantesco e un appuntamento alla prossima!